Più che attesa è stato di lavoro, il lavoro che è stato interrotto per vari motivi, non ultimo il Covid ovviamente. Poi in questo terreno, facendo delle ricerche, si sono trovate anche due bombe della, credo, Seconda Guerra Mondiale, non si è capito se della Prima o Seconda Guerra Mondiale, però anche questo ha interrotto i lavori. Ce l'abbiamo fatta e, come dicevo prima, è stato fondamentale per far partire questa iniziativa il nostro governatore del Veneto, che allora aveva visto l'interesse pubblico ma anche l'interesse privato. Interesse pubblico perché abbiamo praticamente donato 18.000 metri di terra su cui hanno costruito queste rotonde, la bretella, senza. Purtroppo per loro il comune non aveva disponibilità per acquistare questo terreno, e quindi abbiamo fatto questo accordo. E lui disse proprio: c'è l'interesse pubblico, c'è l'interesse privato, c'è l'interesse sociale, perché ci sono 100 persone che verranno a lavorare, e quindi abbiamo trovato l'accordo. Da quando abbiamo trovato l'accordo siamo partiti velocemente. L'opera è piuttosto complessa perché non è un capannone standard, tutto uguale, eccetera, è fatto di 5 blocchi, un domani saranno separabili, è fatto su due piani, quindi sotto c'è soprattutto i service, le consegne, eccetera, mentre gli showroom sono sopra, e sotto sopra è collegato da ascensori, quindi un domani, volendo, è anche frazionabile. Il 22 è stato un anno, primo anno in cui si è ripreso un po' a vendere le auto. E diciamo che dal 22 a oggi le cose stanno cambiando veramente molto velocemente. E c'è l'elettrico che avanza, c'è la nuova distribuzione delle case automobilistiche, e quindi dobbiamo adattarci. E come dicevo prima, il mondo dell'usato, soprattutto usato premium, è certamente una risposta a questo cambiamento. Il service, qui abbiamo 22 ponti, credo, sotto per il service. Il service è un'altra strada che sicuramente darà soddisfazione, però fondamentale è trattare bene il cliente. Non c'è dubbio che questa è la chiave per il futuro, per il passato, ma soprattutto adesso per il futuro, perché uno può comprare anche la macchina su internet, ma non c'ha questa emozione se trova l'ambiente giusto nella concessionaria. Quindi siamo fiduciosi che le cose cambieranno certamente, ma sapremo adattarci al cambiamento.